Perché qui non si parla mai di mafia? Perché è duro ammettere che esiste. Fenoglio, non ricominciare con le tue teorie. Uno dei celebri personaggi dei romanzi di Gianrico Carofiglio arriva in TV nella serie Il metodo Fenoglio su Rai 1 dal 27 novembre. Ad interpretare il maresciallo piemontese che lavora nel nucleo operativo dell'Arma dei Carabinieri di Bari c'è Alessio Boni, affiancato dal collega Paolo Sassanelli, diretto da Alessandro Casale. Siamo nel 1991, in città si susseguono agguati, uccisioni, casi di lupara bianca e Fenoglio è convinto che la criminalità locale si stia trasformando in una vera e propria associazione mafiosa. Lo Stato, in questo caso i carabinieri, riescono a portare a termine delle indagini che aiuteranno poi dopo a debellare tantissime cosche mafiose, ad arrivare a dei boss che erano totalmente latitanti ma vivevano nella piazza del paese. Gianrico Carofiglio da magistrato si è occupato di mafia a Bari e nei primi anni 90 a Palermo c'erano Falcone e Borsellino. E a proposito del suo personaggio, Boni dice: vi sembrerà assurdo, ma per, come diceva tra l'altro Falcone e Borsellino dicevano, per poter debellare un'organizzazione così importante come quella mafiosa che sussiste da centinaia di anni oramai, bisogna conoscerla profondamente, bisogna quasi amarla, entrarci in empatia per poterla debellare. Quindi lo rispetta molto lui questo, va dietro la psicosi della malavita, ama spaccare il cappello in quattro, ha questo istinto investigativo che gli viene dalla cultura, dalla sapienza dell'essere umano. È uno che anticipa, ante l'iter, sente, annusa prima del tempo, e questo è una qualità che è molto rara in un investigatore. Qui è successo qualcosa.